Tanto. Eccoci Bene, allora. con Piero Guido, un caro amico che ha selezionato per noi alcune delle aziende che vi proponiamo su apewhenboxes.com. Ascoltatelo perché è una delle persone con la maggiore conoscenza in Italia per quanto riguarda il vino artigianale, il vino naturale, il vino ben fatto. Benvenuto Piero! Grazie, grazie Alessio, grazie a tutti gli amici che ci hanno il tempo di ascoltare. Non faremo una registrazione molto lunga per non trattenervi troppo nel tempo, faremo un po' una cosa a puntate, in modo Ne che così faremo un ci po' a puntate, molto rileghiamo bene. Volta per volta a diversi argomenti. E prima di tutto mi presento perché sono un rappresentante di Vini, naturalmente di Enogastronomia, 56 anni, da 20 anni praticamente, quindi 36 anni, da 20 anni mi occupo del settore. Ho cominciato fin da ragazzo come collaboratore di Slow Food, ero uno dei quattro rappresentanti, uno dei quattro volontari che andavano raccogliendo le adesioni a questo movimento culturale che muoveva i primi passi. E da lì il Gabbro Rosso, l'AIS, insomma l'AIS ancora non era formata, la FIS, oggi la FIS non era ancora formata, sono stato dei primissimi, forse il primo o il secondo corso dell'AIS ero già presente per dirti, quindi non era formata l'AIS Roma, c'era la cooperativa di Milano e Franco Ricci si appoggiava con il nome AIS all'associazione culturale che c'era. Questo mi ha permesso di vedere proprio la nascita del mondo, diciamo, del mondo del vino, di innovazione. Io faccio parte insieme con altri 4-5 ragazzi che all'epoca eravamo tutti molto giovani. Mi permetto di fare nomi perché sono anche dei cari amici, alcuni non ci sono più, ma tra tutti Paolo Poli, di un'agenzia che si chiama Enopoli, Danilo Maffei, oggi fa Vignaiolo pure lui, insomma Lino Michenzi e altri, Rolando Pompei, e io cominciai a muovere un pochettino i primi passi come rappresentante a fianco a Stefano Rizzi, un grande produttore della Maremma di altissimo livello, un ragazzo che si sta impegnando, all'epoca vendeva Nonino, Cadel Bosco, Schiopetto, e io entrai con lui per vendere regali, quindi erano proprio le prime passi, le prime bottiglie di nozze d'oro che conoscevamo per la prima volta, facevamo assaggiare e ricordo che quando Stefano Rizzi mi disse: Piero, vuoi venire a lavorare con me? Ti faccio vendere regali senza supermercati, come facciamo a vendere regali? Guarda, i regali è uno dei bei chateau che c'è in Sicilia, ti assicuro che stanno facendo delle cose molto importanti, però per me sei una spalla vincente, sei una persona in gamba che sa parlare di vino e che comunque è appassionata, Assolutamente. voglio un ragazzo giovane. E quindi io entrai a collaborare con lui, da lì cominciato a vendere Nonino sulla costa o insomma Marco De Bartoli che ancora rappresento. Sì, Questo naturalmente mi ha portato, ce l'abbiamo, questo mi ha ce l'abbiamo. permesso naturalmente di avere un occhio un pochettino ampio da questo punto di vista. Quindi erano gli anni che la guida dei vini era del Gambero Rosso, era la Bibbia indiscussa del mondo dell'editoria, quindi si camminava con i tre bicchieri, con i cinque grappoli, con la guida di Bibenda, si cominciava ad essere, anzi Bibenda ancora non c'era all'epoca, quindi c'era l'AIS, ricominciava neanche la guida di Slow Food perché uscì dopo 10 anni dopo, quindi Gambero Rosso era un pochettino il leader del settore e noi diciamo, avevamo tutte aziende che cominciavano a uscire sul Gambero, da Mazzei, Conterutoli, e poi Brolio, poi Poliziano, poi Casanova di Neri, insomma una serie di aziende che portate dai grandi winemaker come dai grandi imprenditori che erano proprietari terrieri, ma che prima dell'85 conferivano magari le uve alle cantine sociali e poi con lo scandalo del metanolo, diciamo, ci fu un'inversione di tendenza, quindi il Lo proprietario scandalo. terriero portava il vino, le uve alla cantina sociale, conferiva mal pagate e quindi noi sai, andavamo in giro, diceva guarda, perché non compri Castel Fonterutoli che è anticlasse, costa
5.500 lire, 6.500 lire rispetto ai 3,50, 2,50 che costava il Castello di Crevepesa, no? Parlo di Piantine. Casanova di Neri com'è cambiata rispetto, cioè adesso hai parlato di una delle aziende, no, che stanno proprio più sulla bocca di tutti in questo periodo? Beh, sono tutte aziende che fanno un lavoro eccezionale dal punto di vista qualitativo e che hanno preso una visione internazionale, hanno preso i mercati internazionali, perché naturalmente se i mercati internazionali sono quelli vincenti, se i mercati internazionali sono quelli guidati dove le recensioni dei giornalisti rappresentano un valore importante, a quel punto, se c'è da fare dei vini che sono complessi, grassi, pieni, lo vendo in tutto il mondo, Casanova di Neri, come tanti altri produttori italiani, giocano queste carte, perché sono le carte che portano i numeri. Posso dire una cosa, Piero? Io mi fiderei sempre ciecamente molto più di una tua recensione, ed è per questo che mi fa piacere parlare con te, perché io mi fido molto più di una tua recensione rispetto alla recensione di qualcuno che ha veramente interesse, no? Nel far passare il messaggio: questo vino è mitico, epico. Fidatevi delle persone come Piero, non vi fidate di questi grandi, no? Ma guarda, certo, le opinioni... 94 a una lattina di... a una lattina di Chardonnay, allora, Peter Parker. Diciamo che bisogna essere corretti, perché siamo, tra virgolette, tutti venditori, no? Quindi la guida vende un prodotto e fa una recensione, porta un'impostazione sul mercato e naturalmente ha i suoi fedeli, ha i suoi adepti. E noi cerchiamo di far assaggiare dei vini che prima di tutto ci piacciono a noi, quindi ci piace un movimento culturale che sia una visione personale per quanto riguarda la qualità del prodotto, e speriamo che piaccia pure ai nostri amici ascoltatori, insomma, nel senso che una mia recensione è una mia recensione prima di tutto gustativa, personale, e qui no, non sono nessuno per poter dire bevete questo piuttosto che quest'altro, però allora, metto in guardia, fate attenzione, perché spesso e volentieri dietro una grande azienda, dietro dei grandi numeri, c'è un circo del vino che normalmente porta ad una evoluzione mediatica. C'è poco da fare. Posso dire una cosa? Una cosa che mi ha colpito di te è stato quando, vabbè, ti ricorderai che ti ho portato, senza fare il nome, un'azienda in assaggio. E te mi hai detto subito, mi hai fatto subito un commento particolare su quell'azienda, e io poi, parlando con il produttore, che è un amico, mi ha detto: ha ragione, devo cambiare probabilmente botte, devo utilizzare magari una botte di primo passaggio, di secondo passaggio in quel momento, per non dare quell'idea. Quindi ho detto: veramente, Piero, sei una persona da ascoltare. Questa è una cosa che le racconto. Non so, ripeto, quante persone, e quello è un vino per me fatto bene, non so quante persone beccherebbero il fatto che quella botte probabilmente era un po' utilizzata, no? Non è definita così, ma era un po' utilizzata, e il produttore ti dice: sì, hai ragione. Sai che i produttori sono tutti, no, il mio vino? Beh, certo, a trovare anche persone che diciamo... a secondo, no? Certo. Un certo tipo di risultato, stiamo lavorando tutti.